Tutto, grazie a tutte e a tutti per essere qua, per l'iniziativa di oggi Milano verso la città futura, che è un'iniziativa volta ad ascoltare, ad analizzare, a proporre, a fare proposte per la città che verrà. Qua accanto a me c'è Anita Sonico, che è consigliere comunale della lista sinistra per Pisapia, e Massimo Gatti, già consigliere provinciale della lista dell'altra provincia con Massimo Gatti. Perché siamo qui oggi? Siamo qui innanzitutto per ascoltare i compagni, le compagne, i militanti, coloro che fanno lavoro sul territorio costantemente, quotidianamente, per capire come poter unire le varie istanze per il prossimo, per la prossima, prossimo giro di consiglio comunale, diciamo. Noi riteniamo che sia molto importante unire le battaglie perché in questo momento vediamo un attacco sfrenato da parte del governo nazionale che sta colpendo indistintamente tutti coloro che si oppongono a qualsiasi politica di austerità, quindi qualsiasi politica neoliberista. E queste politiche neoliberiste ricadono per forza a livello locale. Vediamo tagli e tagli alla spesa pubblica, vediamo aggressioni feroci nei confronti dei diritti, di tutti i diritti, che sia il diritto della legge 194 come diritti dei lavoratori. Quindi pensiamo che sia necessario fare i fronti comuni. Rifondazione Comunista, a mio avviso, ha fatto una scelta giusta ed è stata quella di non partecipare all'interno della coalizione di centro-sinistra. Ed è stata una scelta giusta per due ragioni. La prima, appunto, perché a livello nazionale non si può contrastare il governo Renzi, non si può contrastare il Job Act, non si può contrastare la modifica alla Costituzione e tutta un'altra serie di questioni molto importanti, e poi andare a braccetto in una città importante come Milano, che è la capitale economica di questo paese. Sarebbe una cosa, un atteggiamento schizofrenico a mio avviso. E d'altra parte anche perché a mio avviso i rapporti di forza sono cambiati rispetto al 2011. Nel 2011, se aveva ancora senso poter cercare di fare una coalizione con la Rifondazione Comunista più forte di oggi, con la sinistra in generale più forte di oggi e con un Partito Democratico, io sono sempre stato critico e rimarrò sempre critico anche della storia passata del Partito Democratico, ma comunque con un Partito Democratico più a sinistra di quello di oggi, oggi vediamo la sinistra sempre più ridotta a fare la ruota di scorta all'interno della coalizione di centro-sinistra, ad avere sempre più un ruolo marginale. Per questo secondo noi è inutile continuare a stare all'interno di questo carrozzone ed è stato giusto uscire fuori e fare delle proposte alternative. Rifondazione Comunista quindi ha deciso di lanciare una propria lista insieme a tutte le realtà, tutti i soggetti, tutte le forze della sinistra cosiddetta d'alternativa che non vogliono più, scusate un secondo, che non vogliono più essere collaboratori con le forze che al governo stanno facendo quello che ho appena detto. E per quanto riguarda il nostro territorio, noi abbiamo visto, scusate c'è una voce un po' giù per ieri sera, abbiamo visto come le nostre posizioni sono state ampiamente in contrasto con le posizioni del centro del Partito Democratico. All'interno di questo circolo posso dire chiaramente abbiamo sempre portato avanti in maniera coerente, costante e intelligente un lavoro di resistenza. Un lavoro di resistenza territoriale. Abbiamo fatto presidi e presidi per l'antifascismo. Quando qualcuno invece a Palazzo Marina ha parlato di riappacificazione con questa gentaglia qui. Abbiamo fatto presidi su presidi, volantinaggi, assemblee a sostegno dei lavoratori tutti del Job Act e della legge Fornero prima. Non ultimo il presidio che abbiamo fatto a novembre a sostegno dei lavoratori dell'Esselunga, che erano in sciopero, uno dei primi scioperi del mondo del commercio. All'interno di questo spazio abbiamo fondato lo sportello Lavoro Scintilla, in cui diamo assistenza e consulenza gratuita a lavoratori in difficoltà, ai lavoratori della nostra classe, coloro che vivono nelle periferie sono maggiormente colpiti dalla crisi, i precari, i giovani disoccupati, le persone di 40-50 anni che rimangono senza lavoro e finiscono una crisi
oltre che economica, anche psicologica. Cerchiamo di essere un punto d'ascolto anche per non far sentire sole queste persone, che oltre, diciamo, oltre la politica è anche necessaria avere umanità, secondo noi. In questo circolo abbiamo fondato anche il Comitato La Goccia, che è un comitato che si batte dal novembre del 2012 contro un intervento di speculazione edilizia da parte del Comune di Milano e tutto ciò, e tutti gli interessi economici a cui fa riferimento il Partito Democratico. Infatti la cosiddetta goccia, che nient'altro è un bosco sorto negli ultimi decenni all'interno degli ex gasometri della Movisa, rischia di essere raso al suolo questo bosco per volere del Partito Democratico, che è rappresentante degli interessi di Euromilano. Euromilano ha proprio interno Lega delle Cooperative, Unipol, Banca Intesa. Poi all'interno di questa dei soliti noti c'è anche S. Lunga, che all'interno dell'abito di trasformazione urbana della Bovisa ha visto il proprio terreno moltiplicare il valore grazie al passaggio di destinazione d'uso, che fu deciso dal PGT Moratti Masseroli e confermato dal PGT Pisapia De Cesaris. Quindi dal nazionale fino al quartiere abbiamo motivi più che validi, a mio avviso, per essere in rottura col centro-sinistra. Però rompere e basta non serve a nulla se non si hanno proposte alternative credibili. Qui siamo presenti appunto per cercare di elaborare una proposta collettiva, condivisa da parte dei compagni e dei simpatizzanti che sono qui presenti. Non voglio farla lunga, passo quindi la parola ad Anita Sorego, che parlerà, farà un'analisi di questi 5 anni di Giunta Arancione, e poi toccherà Massimo Gatti, che parlerà di città metropolitana e del rapporto con i comitati. Grazie a tutti. Grazie Leo, questo è il primo circolo, dico la verità, per cui complimenti, il primo circolo che inizia un lavoro del genere, e penso che il primo lavoro però prima della proposta sia quello di raccontare la verità, perché secondo me non la sappiamo neanche noi che siamo militanti, figurarsi la gente normale, diciamo, perché c'è ancora, io vedo quando vado in Veneto, sempre lì davanti alla televisione, legge la Repubblica, per lui Pisapia è un dio, sono una cosa meravigliosa, eccetera, eccetera, perché questo è il messaggio che passa. Allora, che cosa ha fatto questa giunta? Noi secondo me abbiamo fatto benissimo a entrare, perché c'era quella che sapete tutti, quell'atmosfera, e un programma come quello di Pisapia veramente io lo sottoscriverei per 50 anni. Infatti è sempre là, basterebbe ripresentarlo. Per cui quello che veniva comunicato, quello su cui Pisapia è stato eletto, era un programma che noi abbiamo fatto benissimo a sottoscrivere. Cosa è successo? Secondo me, io do un primo giudizio, secondo me il grave errore di Pisapia è stato di non aver saputo mantenere la barra di una visione politica e ha lasciato gestire agli assessori, che vediamo in stragrande maggioranza sostengono Sala, e non ce n'è uno che sostiene la candidata di Pisapia, questo dimostra che il sindaco veramente non vale, non valeva niente, non aveva un ascendente o una guida sui suoi assessori. Se tu presenti una candidata e tutti i tuoi assessori vanno a sostenere l'opposto, vi rendete conto? E infatti lo si è visto. Poi io sono sempre stata criticata, purtroppo anche dal mio partito, di essere estremista, e c'ero dentro. Allora, diciamo le cose positive di questa giunta. Le cose positive sono state quelle di una certa modernità. Certo, venivamo da 20 anni di Medioevo, certo, voglio dire, il registro delle coppie di fatto, ma anche lì il PD ha rotto i coglioni per non so quanto tempo, e poi quando l'abbiamo votata in piena notte, eccetera, eccetera, Pisapia mi ha avvicinato e mi ha detto, ho scritto anche oggi su Facebook, mi raccomando che non ci sia nessuna cerimonia,
quando già da un anno il sindaco mio amato, almeno per queste robe, di Napoli, lì sposava lui le coppie di fatto nella stessa sala di tutti i matrimoni, mentre a Milano i cari gay che si sono sposati, ma anche tantissima, la maggior parte sono eterosessuali, lo hanno fatto in una stanzetta tra i vari uffici. Non sono stati degni neanche di avere una stanza apposita. Adesso Maiorino, per farsi vedere estremista, nel suo programma, vi rendete conto, dice programma, celebrare le unioni civili nella sala matrimoni. Questo è il massimo della rivoluzione, è l'ala sinistra. Però è stato fatto. È stato fatto, per esempio, un obiettivo, i nostri obiettivi. Io ho detto, io dopo 2 anni potevo andare via, i miei obiettivi li avevano raggiunti. Di avere finalmente una casa delle donne che c'è in tutto il mondo, in tutte le grandi città anche italiane, qui ovviamente no. E questo è un punto importantissimo di riferimento, perché la casa delle donne, bisognerebbe una volta parlarne, sta facendo delle cose grandiose, dalle scuole per le straniere, al lavoro, adesso ha messo in piedi con le straniere che addirittura sono quelle che si sono sottratte alla tratta, alla gran parte, e ha messo su un laboratorio di sartoria e poi fa anche cose, dibattiti eccetera eccetera, per cui un lavoro importantissimo. L'altro punto di vista in cui c'è stato un ammodernamento è stato il bike sharing e il car sharing, tutti questi termini inglesi che a me stanno su. Vabbè, comunque anche quello è stato importante, l'area C eccetera eccetera. Milano in fondo poi, anche grazie ad Expo, lasciamo perdere il giudizio, è diventata più moderna, più europea. Quando uno tornava dall'estero, tornava qua e diceva, ma dove siamo qua? Cioè, quelle cose, almeno nel centro, un po' di glamour, non so come si chiama in inglese. Poi, ancora sui diritti, è stata fatta la casa dei diritti, ci sono in certe zone le case delle associazioni. C'è una cosa molto importante che aveva istituito Boeri, che non per niente è stato sbattuto via, ha istituito un'associazione delle associazioni degli stranieri che si chiama Città Mondo, a cui è affidato parte del Museo delle Culture. Anche Milano era senza un museo, possiamo chiamare archeologico, scusate, antropologico. Insomma, c'è questo Museo delle Culture gestito in gran parte da queste associazioni di abitanti di Milano, ma di origine extracomunitaria. Ecco, questo, diciamo, atteggiamento. E poi la cosa grandiosa di questa giunta è che col suo programma aveva lanciato la partecipazione e, come dicevo ieri, in un altro incontro, i cittadini ci hanno creduto, perché ci siamo tutti mobilitati in quei mesi là, sembrava di essere il 68, e la partecipazione, appena la gente ha cominciato a mettere in piedi comitati a partecipare, stop. Però è stata lanciata da quel programma. Quali sono, poi qualcun altro positivo potrete dirmelo, io ne vedo, non ne vedo tanti, comunque. Gli errori di fondo, gli errori diciamo strutturali, gli errori di fondo che hanno a che fare con l'economia sono stati le grandi opere tipo Expo, e noi giustamente è stato detto che noi siamo stati coerenti, noi siamo stati gli unici della maggioranza a votare contro, perché non per ideologia, ma perché l'acquisto lì era stata fatta una scelta politica a favore ovviamente dei palazzinari e di Milano Fiera, per cui i terreni che valevano 120 milioni di euro sono stati comprati per 160 milioni di euro, avete capito? Dalla mattina alla sera uno da 20 prende in tasca 160. Potevano benissimo farla nella zona sud, nella zona vicino all'entrata dell'autostrada dei Fiori a Porto di Mare, dove c'era terreno pubblico. No, hanno preferito farla in un terreno privato, così hanno sganciato i soldi. Bene,
Per cui noi per quel principio abbiamo votato contro, però si sapeva e siamo andati avanti. Cosa succede durante Expo? Lo sapete tutti, comincia il primo grande comitato No Canal e tutte le altre associazioni contro le vie d'acqua che dopo 2 anni di lotta, non vi sto a raccontare come sono stata trattata, pensate, ma queste robe fanno parte della politica. Pensate che Confalonieri un giorno è andato in ufficio da Basilio a dirgli: ma la Sonne è uscita dalla maggioranza? E perché è andato a dirglielo? Perché aveva saputo che io ero andata a una assemblea nella mia zona, tra parentesi, zona 8, con i No Canale, No Vie d'Acqua, eccetera, eccetera. E avevano mandato le spie. Io non avevo riconosciuto nessuno, poi Basilio mi ha spiegato: guarda che questi sanno sempre tutto, mandano le spie. Vabbè, sono andati lì, io sono rimasta lì, tranquilla e beata. E a me, nella mia ingenuità, sapete, il primo anno uno crede agli assessori, avevo chiesto alla De Cesaris perché non si potesse cambiare qualcosa e lei aveva detto che l'aveva deciso Parigi e che lì non si poteva fare niente. Poi grazie a Dio, grazie a tutte le varie condanne, imprigionamenti, tali e tanti, si è bloccato tutto e lì è stata una grande vittoria. Ma la grande altra... grande opera disastrosa che poteva questa giunta non fare, l'altra potevano dire avrebbero pagato delle penalità, potevano pagarle, benissimo, a livello nazionale. Una scelta che si poteva non fare, non era già stata decisa, era stata solo prospettata, era la linea 4 della metropolitana. Ricordo benissimo che ci hanno fatto votare in consiglio contro la M4. Dopo un mese, chissà cosa è successo, la giunta, senza riportare la cosa in consiglio, decide di farla. Sapete che la Balzani è attuale candidata, unica degli assessori, non ha votato questa cosa. E poi è venuta a spiegarsi che lei non poteva votarla perché questo accordo prevedeva che per ogni anno futuro, per non so se 30, quanti anni adesso, per i prossimi 22-25 anni si sarà da spendere dagli 80 ai 100 milioni all'anno di euro, solo di tasse di interessi, non per le spese della metropolitana, solo di interessi, perché per cui se bisognerà tagliare ogni anno per questa cosa che ancora non abbiamo 100 milioni all'anno. Qui che cosa c'è stato dietro? Qui c'è stato dietro evidentemente chi è Maran se non l'allievo di Penati e tutto il discorso sui trasporti, eccetera. Sapete che anche grandi architetti dicono che se volevano farla potevano fare una non interrata, la famosa circolare di tutto intorno che avrebbe sì collegato tutta la città, o comunque, visto che siamo adesso una città metropolitana, ma far lavorare, buttare per aria la città per 8, 10, 15 anni senza prevedere di mettere in contatto la città metropolitana, ma che finisce dentro ancora una volta a Milano, che cosa vuol dire? Vuol dire che lì ci sono stati degli interessi enormi per cui questa opera non è strategica per niente, non ha un senso politico di aumentare la comunicazione e di integrare la futura città metropolitana. Persino D'Alfonso aveva detto che era un problema, so che la De Cesaris era andata da Basilio a dire che lei era contraria, che poi il sindaco l'ha tenuta tutta una notte per convincerla a votare a favore. Comunque questo disastro è andato avanti. Queste due scelte, ragazze, le scelte economiche segnano la qualità della politica, dipende da chi, con chi stai. Invece, come diceva Leo,
se lo pensiamo più dal punto di vista della democrazia, diciamo anche dell'ideologia, del presentarsi come città della resistenza, eccetera, il rapporto con i fascisti, con quanto è avvenuto e quanto avviene in questa città, veramente è stato e è tuttora vergognoso. Neanche la Moratti si era permessa di andare a porre le corone, a partecipare alla cerimonia in ricordo di Ramelli, e questo sindaco sono già 2 anni che lo fa con tutto il suo scodazzo al seguito. E queste sono cose simboliche, ma sono importanti, sono un messaggio alla città. E sapete che solo l'ultima volta che c'era il congresso di Forza Nuova, finalmente è stato mandato fuori, vabbè, è andato a finire in periferia. Però anche per tutte le riunioni, i vari concerti, eccetera, eccetera, il comune non ha mai fatto niente. Un'altra cosa, diciamo, che ha a che fare con la democrazia, questa giunta ha fatto molti più sgomberi di occupazione di case, di centri sociali e di Rom di tutte le altre. Ma al di là, voglio dire, del poi no, come sono democratici, ma che disastro che perderà questa giunta, eccetera, eccetera. Questo fatto bisogna dirlo, perché sono i fatti, non l'atteggiamento. Che me ne frega dell'atteggiamento gentile, democratico, quando tu le tue scelte politiche sono